Protagonista del corto Se posso permettermi, capitolo secondo, ti chiedo subito com'è stato lavorare col maestro Bellocchio. Semplice, è come succede spesso quando lavori con i grandi, è tutto molto semplice, perché poi soprattutto in questo caso in cui non c'erano paletti di nessun tipo e c'era una grande libertà sul set di creare, di riscrivere, no? Quindi la cosa che cioè, il primo aggettivo che mi viene da dirti è proprio questo, semplice. Senti, c'è una frase che a un certo punto il tuo personaggio dice a Fausto, lo sai che le case degli italiani sono piene di cadaveri? Cioè ti suggerisce anche una riflessione, no? Cioè c'è un confine tra la moralità e la legalità, tra ciò che è moralmente lecito e ciò che non lo è. Quanto ci vuole una morale per costruire una società che stia sana? È una domanda molto complessa, perché poi sai, dalla morale il rischio di diventare poi moralisti è molto. Il confine rischia di essere molto, molto labile. Secondo me in quella frase lì c'è una parte proprio di verità concreta, no? Che è successo realmente, che delle persone pur di continuare a prendere le pensioni hanno tenuto dei funti dentro casa. E poi ovviamente c'è un livello più metaforico che credo sia quello di un grande autore che a un certo punto fa i conti con la propria vita, col proprio passato, con le cose che gli sono successe, con i personaggi che ha frequentato, ha abitato, e con qualcuno che probabilmente lo ha arricchito e qualcuno che ha cercato di derubarlo in qualche modo. La vita pubblica di un grande autore, un grande maestro come Bellocchio, per 80 anni è stata veramente un tourbillon di tante cose che credo siano finite dentro questo corto. Senti, è stato per te un anno pieno di soddisfazioni, teatro, cinema, ma anche TV con la serie Il Clandestino. Ti saresti aspettato tutto questo successo anche per quanto riguarda la serie? Ma no, ma il successo non è che te lo aspetti mai, cerchi di fare un buon lavoro, cerchi di farlo al meglio che si può. Io sapevo che stavamo lavorando su un progetto di qualità, che è la cosa che mi ha convinto a fare una serie che io non ne facevo da veramente più di un decennio. Poi pensare anche che quella fatica, quella bontà di scrittura, di lavoro possa essere anche piaciuta tanto al pubblico. Il Clandestino ha fatto un percorso dalla Rai, ma è andato benissimo su Netflix e non solo in Italia, anche in molti paesi del mondo. È ovviamente una grande soddisfazione. Fortunatamente però diciamo, i successi non li puoi prevedere, se no faremmo tutti i successi. Senti, è prevista una seconda stagione al momento? Ne stiamo parlando, nel senso che ne stiamo parlando, purtroppo è accaduta questa cosa molto triste, la scomparsa di Hassani Shaabi, che per me è stata una notizia devastante perché ho condiviso con lui tutta la preparazione, tutti i lunghi mesi di riprese con un uomo adorabile, meraviglioso, oltretutto un attore straordinario, quindi stiamo facendo delle riflessioni e poi capiremo. Senti, tanti ruoli che hai interpretato, di solito da cosa ti lasci guidare nella scelta dei ruoli? Ma la prima domanda che mi faccio non è tanto sul mio ruolo, ma sul progetto in generale. Cioè, mi chiedo, io andrei a vedere questo film perché a volte sei solo guidato dall'aspetto professionale, ma poi restiamo degli spettatori appassionati, no, di cinema. Quindi mi chiedo se lo andrei a vedere, se è interessante per me nel momento storico, privato anche in cui sto, per cui quella è la prima domanda che mi faccio. Un'ultimissima domanda, come vedi dall'esterno il cinema italiano? In che fase è secondo te? Ora è difficile per me vederlo dall'esterno perché purtroppo sto all'interno e quindi la distanza è molto ravvicinata e quando sei molto dentro le cose è molto difficile avere uno sguardo lucido, no? Siamo in un momento di cambiamento, insomma adesso c'è tutto questo ragionamento sul modo di finanziare i film, sul tax credit. Io continuo a sperare che, diciamo, che tutto quello che accade all'industria del cinema sia fortemente slegato da logiche politiche che sono quelle che poi determinano. In qualche modo influiscono pesantemente nel nostro ambiente e noi dobbiamo dall'altro canto cercare di portare
portare al pubblico il miglior prodotto possibile. E non sempre questo prodotto dipende da quanto il film è costato. Perfetto, grazie mille.